carissimi genitori, buongiorno. Eccoci al nostro appuntamento settimanale. Oggi ho pensato di proporvi una riflessione sulle piccole grandi regole di famiglia. Sì, non le regole da insegnare ai bambini, di cui parleremo, ma quelle che valgono proprio per tutti, anche per noi genitori. Perché tocca a noi dare l'esempio e perché le regole non valgono se dietro ad ogni regola non c'è un valore che noi per primi viviamo e che vogliamo trasmettere ai nostri figli. Si chiama esempio, si chiama coerenza. Stiamo vivendo insieme, magari in piccoli spazi, da diverse settimane. Spazi in cui dobbiamo alcuni di noi lavorare, gestire i figli, occuparci della casa. Può non essere semplice, ci possono essere dei momenti relazionali fra adulti e fra genitori e bambini difficili da gestire perché emotivamente molto carichi. Che cosa ci potrebbe aiutare in questo momento per affrontare questa situazione che può presentarsi difficile da gestire? Alcuni suggerimenti potrebbero essere quello di creare accordi di famiglia che hanno come obiettivo quello di creare un ambiente positivo, attento, di cura. Per esempio, creando un cartellone insieme ai nostri figli, di accordi di famiglia ed insieme scrivere frasi che anche i bambini ci suggeriscono, i nostri figli ci suggeriscono, da seguire tutti. Aiutarsi, essere pazienti, chiedere scusa, perdonarsi, ascoltarsi quando qualcuno parla. E appendere il cartellone in un luogo come la cucina, un corridoio, che tutti possono vedere e a cui tutti possono prestare attenzione. E poi provare, soprattutto come genitori, come adulti, a prestare attenzione non solo alle difficoltà, ma anche a ciò che ci piace, a ciò che sta funzionando, a ciò che apprezziamo dei nostri figli, a ciò che ci riconosciamo come capacità e come competenze nel nostro ruolo di genitore. E proporre anche ai nostri figli di scrivere su un foglio, un'immagine che io ho preparato così, ma che potreste creare insieme ai vostri figli in tanti altri modi, di scrivere cose per cui vogliamo ringraziare. Questo è un modo per vivere prima di tutto noi come adulti, ma anche poi di insegnare la gratitudine, l'attenzione reciproca, la gentilezza. E significa viverla noi per primi, ma poi anche mostrarla con l'esempio ai nostri figli. Saremo noi adulti, noi genitori, ad insegnare a vivere nel miglior modo possibile questo periodo ai nostri figli, con l'esempio, ad insegnare la resilienza, che è la capacità di rialzarsi quando si cade, a rimettersi in cammino nei momenti difficili. I bambini ci osservano e vedono i nostri comportamenti che valgono più di 1.000 parole. Grazie per l'ascolto. Arrivederci alla prossima settimana.